Buongiorno a tutti i cittadini melitesi, siamo qui riuniti davanti a questo bellissimo albero offerto anche quest'anno dalla Fondazione Fidapa ed è stato allestito dall'associazione, scusate, non Fondazione Fidapa, ed è stato allestito, come vedete, quest'anno con materiali di riciclo grazie a un'idea dell'assessore all'ambiente Maria Bruni. In virtù di quella che sarà la raccolta differenziata nel nostro territorio e a quello che è stato il convegno sul riciclo della settimana europea, ha avuto questa bellissima idea di assorbire anche il Natale in questo momento che per tutti i cittadini dovrà essere un risparmio per quanto riguarda i tributi sulla spazzatura. Comunque oggi siamo qui per pubblicizzare quello che è il Natale, un dono sotto l'albero, che è già partito l'anno scorso. Questa è la seconda edizione di un evento solidale che riguarda i nostri ragazzi, i nostri bambini di Melito, ai quali vogliamo donare un momento conviviale di fratellanza. Infatti siamo qui con la Fidapa perché con loro siamo partiti con un concorso che terminerà giorno 20 in un convegno, poi parlerà bene la dottoressa, che si titola Un Natale, momento di fratellanza e di integrazione. E passo proprio la parola alla dottoressa che ci spiega bene cos'è questo momento. Buongiorno, l'evento nostro di Natale è questo evento che si terrà il 20 e che ha titolo appunto Natale, momento di fratellanza e integrazione, in cui parleranno sia esponenti della religione cristiana che della religione ortodossa. Ci saranno pure dei cori di entrambe le religioni e poi alla fine si gusteranno poi dei prodotti natalizi tipici delle tradizioni di entrambe le religioni. Abbiamo fatto anche un concorso col patrocinio del comune alla scuola media che ha questo titolo appunto Natale, momento di fratellanza e di integrazione. Hanno partecipato su tutte le classi alla scuola media con degli iscritti o con dei disegni e anche con dei filmati, e abbiamo premiato, erano tutti bellissimi. Infatti ieri già abbiamo fatto abbiamo deciso, abbiamo visto con il rappresentante del comune tutti, ed erano dei componimenti bellissimi. C'era l'imbarazzo della scelta, tanto è vero che tutti i ragazzi saranno premiati con un attestato dal comune, perché in effetti non sapevamo quale scegliere. Infatti i premi erano due, ne abbiamo dovuto aggiungere uno perché ci sono piaciuti tantissimo. E quindi il 20 sera, dopo l'evento, ci sarà la premiazione delle prime tre classi che hanno vinto. Però tutti quello che hanno fatto, gli iscritti e i disegni, saranno esposti qui al mercato coperto. E siamo felici di affiancare il comune in questa altra iniziativa del Natale sotto l'albero, perché è giusto che tutti i bambini, anche quelli che in effetti forse non lo potrebbero avere, abbiano un momento di gioia nel Natale, che insomma è la festa del dono che sappiamo tutti per antonomasia. Va bene, ripasso la parola all'assessore. Grazie dottoressa. Sì, noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa con le scuole perché ci è sembrato proprio un momento di integrazione, un momento proprio, se noi vogliamo vivere il nostro territorio è bene che tutte le istituzioni e le associazioni lavorino insieme e vivano quelli che sono i vari momenti importanti del nostro anno, della nostra vita. Io ringrazio la dottoressa e l'associazione Fidapa per essersi unita a noi a questa raccolta del Natale del nostro albero, e invito i nostri cittadini, tutte le associazioni, naturalmente tutti quelli che possono di più e di meno, ad aiutarci in questa raccolta doni. Questa raccolta che finirà il 24, si apre da oggi e finisce il 24. E poi molto probabilmente ci sarà questo momento, come dicevo prima, conviviale insieme a tutti i nostri bambini, per stare insieme come proprio in fratellanza e in comunione. Passo la parola al sindaco per un saluto. Sì, buongiorno, una giornata fredda, ma il nostro cuore, il cuore della Fidapa e dell'amministrazione è un cuore caldo. Va il nostro pensiero a tutte le famiglie che sono in difficoltà in questo momento. Ci stiamo avvicinando al Natale, al Santo Natale, dobbiamo essere tutti propensi alla solidarietà, all'aiuto,
Pensiamo anche in questo momento ai 70 ragazzi che ci sono stati affidati, 70 migranti minori non accompagnati che sono ospiti presso il nostro comune. Io in questo momento voglio condividere i ringraziamenti che abbiamo ottenuto l'anno scorso con i doni del Natale sotto l'albero. Io glieli voglio partecipare, sicuramente anche la dottoressa, l'amica Giulia, ne ha ricevuto tantissimi, quindi rinnoviamo quello che è il pensiero. In questo momento l'amministrazione in sinergia con la FIDAPA fa una cosa veramente meritoria. Io voglio aggiungere un qualcosa, un mio pensiero, e sono sempre convinto che questi momenti ci aiutano e aiutano il Comune a godere di luce riflessa, Giulia. Quindi grazie per quello che fate, che continuate a fare, io non mi stancherò mai di dirlo. Per me la FIDAPA è una grande risorsa, e ancora di più è l'amicizia che Giulia ripone verso le vesti di Peppe Meduri e poi del sindaco di Melito. Sgancio le due cose perché voglio dire che il sindaco è una figura che è transitoria, di passaggio. Per questo vi invito a fare squadra, a fare sinergia con noi. Siamo in un momento delicato, in un momento in cui Melito ha subito l'ennesima disfatta, parlo dell'operazione ecosistema, e non voglio aggiungere altro. Parliamo invece della differenziata, la differenziata che parte proprio sotto il periodo natalizio. Stateci vicino, aiutateci a raggiungere un obiettivo strategico per la nostra Melito che va verso un futuro migliore che guarda con speranza ai nostri tanti ragazzi, ai nostri tanti giovani. E questo è il nostro obiettivo che non dobbiamo mai smarrire, la speranza per un futuro migliore. Se Giulia vuole aggiungere qualcosa concludere. Giulia, mi sembra giusto, come diciamo la nostra chioccia, se così la possiamo definire. Grazie, io sono molto contenta di fare questa esperienza. Anche quest'anno, come ha detto l'assessore Toscano, abbiamo donato l'albero e chi l'ha addobbato, la nostra artista tosca, che è l'artista della nostra associazione, l'ha fatto in questo modo meraviglioso, penso, per risalire appunto alla raccolta differenziata. E niente, viva i bambini, viva il Natale, viva il Comune di Melito, viva la FIDAPA. Buon Natale a tutti.